Sì, è davvero così. Abbiamo una discussione abbastanza caldissima, direi, a Bressanone, tra di quelli che naturalmente sono a favore della funivia e degli altri che insomma vogliono impedirla. E io penso che proprio in questa settimana ci sarà ancora un po' di discussione, ci sono ancora diversi che non sanno ancora come orientarsi. Domenica sera sapremo qualcosa di più. Lei personalmente con quanti elettori o quanti elettori andranno a votare? Sì, a noi ci è stato detto, almeno dai sondaggi che sono stati fatti, che tra il 60 e il 75% della popolazione, o insomma di quelli che possono eleggere o che possono votare, parteciperanno a questo referendum. Io mi auspico che ci siano in tanti, perché soltanto così avremo una decisione e poi sapremo che decisione prenderanno.